Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Sì, perché è necessario che io abbia grandissimo rispetto, tra l'altro a mio modo di vedere anche meritato dentro al campo di chi ha giocato, quindi vi chiedo cortesemente di evitare qualsiasi domanda o considerazione sugli assenti, ma perché è necessario avere grande rispetto per chi ha giocato, grande rispetto per chi a livello emotivo, a livello di presenza, a livello di impegno ha messo tutto dentro il campo. Per lo stesso rispetto, parlando sempre di rispetto, non parlo degli arbitri per rispetto verso Mantova, che non vorrei che ci fosse fraintendimento tra parlare degli arbitri e quindi togliere i meriti di Mantova, anche per un rispetto verso me stesso, perché se mi incamminassi in questa strada sarebbe molto pericoloso per me e perché comunque non è la sede adatta. Detto questo, a tutto e in tutte le cose, anche le cose migliori, cose giuste o cose si possa sempre fare meglio. Questa sera avremmo dovuto e potuto sicuramente fare molta più attenzione su alcune situazioni difensive che ci sono costati, secondo me, quei canestri che hanno poi piano piano creato prima la separazione e poi l'hanno mantenuta. E contestualmente in attacco siamo stati responsabili e io sono il primo che guida la fila della responsabilità, chiaramente, perché di fronte a una prestazione offensiva di livello da parte degli avversari ci siamo fatti prendere la foga da un punto di vista offensivo. Purtroppo nella foga, che significa non avere la pazienza corretta per fare un cambio lato, per congelare troppo nelle mani la palla, in questo tipo di foga non siamo neanche stati supportati dalle percentuali. È necessario che facciamo una valutazione su questa partita, perché credo che dovremo prepararci a giocare la prossima molto vicino con lo stesso organico, e quindi è necessario che da questo punto di vista la prendiamo come esperienza per il roster con cui ci siamo presentati oggi, perché molto probabilmente sarà lo stesso anche per la prossima partita. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it.